Quasi 3.000 morti in un solo anno. La strage che si consuma giorno per giorno sulle strade italiane è uno stillicidio di vite. Sono 2.875, per la precisione, le vittime del 2021, 204.000 i feriti e 151.000 gli incidenti. La maggior parte, più del 70%, sono avvenuti su strade urbane e le cause fanno tutte arrabbiare: distrazione, eccesso di velocità, alcol e droga. Come nel caso di chi era al volante dell'auto che ha ucciso Francesco la scorsa settimana su via Cristoforo Colombo, una delle strade più pericolose di Roma, con mazzi di fiori ogni 100 metri, a ricordare chi non c'è più. Da gennaio nella capitale si registrano già 88 vittime, una ogni 3 giorni. Mettendo da parte il biennio della pandemia, il ritmo sta di nuovo pericolosamente crescendo. Anch'io sono vittima di un incidente stradale che ha cambiato totalmente la mia vita. Andrea Liverani, campione paralimpico di tiro a segno, lancia il suo appello alla sicurezza stradale. L'Italia è maglia nera in Europa. Bisogna fare ancora molto per arrivare all'obiettivo di Bruxelles: 0 vittime entro il 2050.